dicevamo che la forza normale è quella che produce l'attrito: più un oggetto viene schiacciato contro il piano e più cresce la forza attrito. Infatti la forza attrito, la calcoliamo qui, la forza attrito statico, perché è statico, perché il pallone all'inizio è fermo, viene lasciato lì da fermo, che non disciplina l'ordine. La forza attrito statico massima si calcola con il coefficiente statico 0,70 e la forza normale. Quindi viene fuori che è 16 N all'incirca. Questo vuol dire che l'attrito statico può andare da un minimo di 0 N fino a un massimo di 16 N. Oltre i 16 N l'attrito non può arrivare perché ha raggiunto il massimo valore. Ora, vediamo che se noi non applichessimo nessun mattoncino qui, quindi immaginiamo di togliere il mattone, vediamo che noi abbiamo sul nostro mattone una forza di 3,8 N. Quindi noi abbiamo soltanto 3,8 N. L'attrito invece che nasce dalla parte opposta, l'attrito nasce sempre dalla parte opposta rispetto allo spostamento dell'oggetto, cioè se non ci fosse l'attrito, la componente orizzontale di questa forza, Fx, sposterebbe il mattone verso destra. Allora l'attrito statico nasce verso sinistra. Se non ci fosse questo mattone a tirare anche lui, 3,8 N non sono sufficienti a far muovere il mattone, perché l'attrito statico ci arriva a 3,8 N, in quanto può andare da 0 a 16 N. Quindi l'attrito, come gli studenti, fa sempre il minimo indispensabile per tenere fermo il mattone. E quindi in questo caso l'attrito si limita a fare 3,8 N, che è quello che gli basta, non deve ricorrere a 16 N. Che basta fare 3,8 N per tenere fermo questo mattone, per controbilanciare questa forza qua. Però io piano piano comincio ad aggiungere un peso qua, quindi comincio a mettere un piccolo peso, una piccola massa in più. Allora, se io metto una piccola massa, questa forza, che è la forza peso del mattoncino, attraverso il sistema di leve di corde e carrucole, tra il filo e la carrucola, questa forza viene applicata qua, quindi qual è la funzione della carrucola e del filo? Spostare una forza che in origine era applicata qui e portare sul punto d'applicazione dall'altra parte, cioè qua. Quindi la carrucola e il filo spostano le forze, spostano questa forza e anziché applicarla qui, come era all'inizio, la applica qua. E inoltre cambia anche la direzione, perché questa forza andava verso il basso, questa invece va verso destra. Comunque, io inizio a mettere una piccola massa e quindi, oltre alla forza da 3,8 N che c'era già prima, Fx uguale 3,8 N, che sarebbe la componente orizzontale di questa, oltre a questa posso cancellare adesso, perché ci ho messo la sua componente orizzontale. Comincia a nascere anche una forza aggiuntiva, che è appunto il peso di questo mattoncino del vetro. E l'attrito è costretto a crescere. L'attrito è costretto a crescere finché a un certo punto, a forza di aumentare questa massa, l'attrito sarà costretto ad arrivare al massimo. Quindi io costringo l'attrito ad arrivare a 16 N. E allora mi chiedo, qual è il valore di massa che io devo mettere qui per costringere l'attrito a diventare 16 N? Vediamo, questa è la formula, perché la somma di queste due forze che vanno verso destra, che sono appunto la forza del pesetto sommata alla forza x, la somma di queste due che vanno verso destra deve superare i 16 N dell'attrito massimo. L'incognita è la forza peso del pesetto, cioè l'incognita è quanto deve pesare questa massa Mb. Quindi questa è la nostra incognita. Questa è la nostra incognita. Perciò ricavo l'incognita, cioè il peso della massa P, porto Fx di là, quindi viene forza dello statico massimo meno Fx, i calcoli proseguono qua, quindi la forza peso del pesetto P deve superare 16 meno 3,8 N, cioè 12,2 N. Questo è anche intuitivo, perché
Se questa diventa questa forza qua di 12,2 newton, il valore che abbiamo appena calcolato, 12,2 newton, allora 12 newton più 3,8 fa 16 newton e costringe l'attrito a dare il massimo possibile, l'attrito statico, quindi 12,2 più 3,8 costringe l'attrito al massimo valore, 16 newton. Superato questo valore qui, cioè mettendo un pesetto più grande, superato questo valore, l'attrito non ce la fa più a tenere perché è arrivato al massimo. Quindi dobbiamo superare il pesetto B di 12,2. Dobbiamo superare questo valore. Ma quando un peso che pesa 12,2, che massa ha? Qual è la massa di questo pesetto affinché pesi 12,2? Allora il calcolo, eccolo qua, basta prendere la forza peso diviso G, l'accelerazione di gravità, 12,2 per il secondo grado, e questa massa è 1,2 kg. Quindi se io supero 1,2 kg di massa, questo sistema si mette 1 in meno.